Va bene, là. Vabbè, sta buono. Dai, là, sta buono. Non va a far attimo, là. O no, mettilo. Basta! Basta, l'ho fatto, basta. Ma va bene. Oh, mi rompo tanto i coglioni, eh. Buongiorno, coccodrilli. Noi siamo pronti, siamo belli, carichi, soprattutto. O no, tu sei carico? Sì, sono carico dei coglioni. Che sei carico? Me. O no? Sei pronto per questa bella giornata insieme? Basta, eh. Sei pronto o no per questa bella giornata? Sì, sì. Quanto pronto? Sì, sono pronto. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì! Sei pronto? Ah, quando sì! Cosa fai io? Andati a fanculo! Oh, parto meglio così. Eccoci qua, sei pronta? Pronti. Mamma mia, che rosso, sgargiante. Alla fine hai optato per un floreale. Sì, che è caldo. Va bene, a posto. Dai, andiamo, via, su, via. Forza, forza, via, 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 via. Posizione per farsi i cazzi degli altri, No, io sto in posizione che mi sono messo a sedere qui. Fammi toccare il cincillà. Che mi fai i cazzi mie. Fammi toccare il cincillà. Ah, oh, cominciamo, No, vabbè. Ah, c'è anche il centrino da tavola, vedete, ce l'abbiamo portato. Sei pronto? Quanto sei pronto? Tanto. Quanto? Fanno un ora pronto. Fanno un ora pronto. Oh, ma rompi coglione. Fanno un ora pronto. Oh, scendo, Sì. Oh, che t'ha detto? Sì, è quel che ha detto. Che t'ha detto? E che mi ha fregato a me. Ma nonna Marica ha detto. Che tu sei rincoglionita. Sì. Ma pensasse quel vecchio. Ma di qualcosa, oh! Non è tutto le sera a guardare. No, io posso dormire sempre il 26. E che c'è sul 26? C'è un ballo con io. E sta le donnine? Sì. È vero o no? Oh. Sì, ma io proprio qua vicino, ma non è che. È vero? Vicino, guarda. Federico. Ha telefonato il professore. Ma viaggio. Viaggio va bene, ma le strade sono tutte rotte. E che tocca fare? Che tocca, vedi? Sta fermo, te. Stiamo fermi. Ci sono anche due cagnolini, vero? Rock! Chi è quel cane? È un figlio di una mignotta. Perché? Perché sì. E quindi al mare non ci può venire? No. Tu a sottopalla come sei messo? Attaccato. Come sei messo a sottopalla? Come sei messo? Fermati! Pietto. Si dà l'azzigiano. Arrivati, Sei contento? Beh. Guarda che te mangi sotto palla. Adesso sta fermo. Che te mangi? Che te mangi? Che te mangi? Vuoi mangiare la pasta io? Con che? Io te mangio i tagliolini allo scoglio. Con che? Con la figa. No! Dopo ragazzi voglio la foto e l'autografo. Va bene. Hai sentito, no? Voglio la foto e l'autografo. Oh, questo è sto fermo. O no? Fammi toccare il cincillà. Sì, fammi toccare un pezzo di cazzo. No. E smetta la tigre della lava. No, al cincillà. Mi sia la mamma. Auguri mamma. Tutte le mamme. E anche. Anche la mia mamma. Ecco. Questo è scemo. Questo è scemo. Non vuole scocciare il bicchiere addosso. Questo è scemo. Ma sto maglione rosso demonio! Di chi è? Non è del demonio. Ma questo è un po' del demonio, là. Oh. Smettila! Ho messo un post, festa della mamma oggi, tutti che mi dicono no, non è oggi, è domani, era la prima domenica, era la seconda, era la terza. Raga, festeggiatela sempre, non vi sbagliate mai, vero? Certo. Tu che ne pensi? Deve festeggiare tutti. Eccola, ma tutti i giorni ti festeggio? È tutti i giorni la festa della mamma, eccola, quanto è bello. Auguri. Auguri a tutte le mamme. La mangia, il coccodrillo, eh? Oh,
Ti trema il braccio o no? Che ti trema? Lei che ti infilza. Che ti trema? Guarda qui. No. Aspetta, io non ho la mania, dillo. Ma tu il primo l'hai preso? Non l'hai preso il primo? No. Perché? Perché il lento. Eh? Perché? Perché te manca ma qua più. Eh? No! No. Arzuio, no? Eh? Arzughe? Oh. Arzughe? Oh. Arzughe? Ti stati bene? Ah, eh o no? Com'è il mare? È una favola. Eh? È un bacetto. Oh, un po' d'aria, respiriamo invece di stare a casa, eh? Viviamo una casa al mare. Eh? Ci stai un mese al mare? Guarda che spettacolo. Il bagnino che c'è, oh. Nonno! Le asfaltati proppi? Oh! O no? Le scalati Nili? Oh! No! Le sfattati? Sto cazzo! No! Tu fai il bagnino? Siamo sul pattino! Nonno Faustino, guarda che lavoro! Oh no! Oh no! Oh no, di un po'! Oh no! Dio, Dio! Fa! Di fa! Guardateli, un bastone per due. Ciao, ciao, Arcimo? No, no, non mi fa così là. Vai. Questa di Giulio Riccardo Cruz. Vai. Ma dai, di qui scrivo, come fai? Scrive. Nonno Faustino. Vai. Come mai c'è il cane? Non lascio. Perché? Lui chi è, un cane? Un figlio della mignotta. Perché? No. Allora? Allora che? Stai bene? Oh. Stai bene o no? O no? Il cincilla? Oh. Comunque in tanti mi prendono per matto. Torno da Milano, mezzanotte, riparto la mattina, altre due ore. Ma sti momenti, ragazzi, sono, penso, magici. Anche perché i nonni fanno respirare la a stare con la famiglia. Penso che valga molto, molto di più che una piccola stanchezza. Oppure, certo, adesso ho fatto due ore, adesso rifaccio due ore di macchina. Però lo faccio con lo spirito giusto e con la felicità. La felicità e l'amore che ho dentro di tutta questa splendida giornata, quindi devo dire che ne è valsa assolutamente la pena, quindi se potete fatelo. Sì. Quanto? Tanto. Sei contento? Sì. Il cincilla come sta? Lascialo fare, dorme. Dorme? E che sì. Fa? Poi che fa? E dorme. E dopo che fa? Piscia. E poi? Dorme. E poi? Oh, vaffanculo! Oh! Chi ha segnato? Tiramonti! Chi? Tiramonti! Chi? Ma va già a fanculo! No, Pinamonti! Vabbè, vabbè! Chi è? Eh? Chi è? Chi è che? Che abbaia! È quel figlio della mignotta di quel cane! Come mai abbaia? Sono lui! Sposta la testa, ma? Nato? Com'è? Com'è andata, beh? È andato bene, basta che stai fe... Che era andato a fa? Che era andato a fa? Oh! Come gli ha pisciato? No! Manca un bacetto? Oh! Oh! Vicino a me c'è una persona, un mio super amico. Chi è? Chi è che viene a mangiare stasera con me? Grande Andreone! Per cena, eh? Che ha ordinato? La bistecca di vitello e le patate alla cena. Quando passa una bella ragazza, come si fa? Come? Quando passa una bella ragazza? Come? Leone non gli andava la bistecca, vero? No, niente. T'andava?
Ti andava? Fai i rotti? Come si mangia l'osso? Una cosa. È il passo. Passo nuovo. E vai, now. Com'era la bistecca? Buona, o guida tu? Ambeva. Allora, siamo quasi al coprifuoco, quindi bisogna andare purtroppo, se no sarei stato molto di più con te. Sì. Come sei stato stasera, questa cena? Benissimo. Sei contento? Sì. Eh? Sì. Quanto? Vieni qua, dammi un abbraccio. Martedì stai con me, eh? Bella sorpresona ti fa. Va bene. Sei carico? Sì. Quanto? Quanto? La mossa del crusco. Vai, 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 la mossa. È il numero uno, proprio senza nemmeno scendete in campo, perché è il numero uno, vero? Sì. Saluto a tutti i follower. Ciao ragazzi. Ciao coccodrilli. Ciao coccodrilli. No, vabbè. No, vabbè. Sta pieno. No. Ma sta pieno, guarda, sta pieno. Dove sta? È pieno. Ma è pieno. No, vabbè. Pieno. Sta pieno, Andrea. Sta pieno, è pieno. Guarda, guarda, guarda. È pieno, è figa. Viva la figa. Viva la figa. Passi delle giornate in questa maniera con la tua famiglia, i tuoi amici, ti senti proprio stapieno, pieno 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 di belle cose, e veramente vai a dormire col sorriso, vai a dormire felice, vai a dormire pieno 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 d'amore, perché questo è l'importante, credo. E niente, bello 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 bello, io vi auguro la buonanotte. Forse adesso torno su, vediamo se che clima c'è. Vi ripeto, stare con persone come Andreone o con la propria famiglia non ha uguali. Puoi avere tutta la ricchezza del mondo materiale, ma non colmerà mai la ricchezza che c'hai dentro. Quindi, e quanto ti arricchiscono queste persone, perché cioè, uno può essere come gli pare, però sta vicino a un Andreone e cenacce la sera è uno spettacolo. Infatti è il mio grande amicone Andreone.